Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Quest'oggi sono in direzione Pianon delle Creste per un itinerario che di base dovrebbe essere abbastanza tranquillo. Il paese da cui sono partito, se no, è il paese di San Carlo, che è praticamente situato in cima alla Val Bavona a più o meno 937 metri. Il sentiero ha inizio prima del ponte. Il resto delle informazioni ve le darò strada facendo. In questo momento sono a 1914 metri, ci ho impiegato più o meno 2 ore e 20 proprio come è segnato dal cartello. Adesso manca ancora una cinquantina di minuti prima della capanna Pian di Creste. Il sentiero è davvero in buone condizioni, anzi direi ottime, essendo che mi sa che l'hanno appena messo a posto. Per intanto di punti esposti non ce ne sono, anche perché il sentiero è il tipico sentiero bianco rosso bianco. Eccoci finalmente sul piano delle creste dopo circa 3 ore esatte e mi manca ancora 10 minuti prima di raggiungere la capanna, e dopodiché vedrò un attimo di trovare un posto dove piazzare la tenda e dove passare la notte. Arrivati a questo punto, penso che approfitterò del sole per fare un bel bagnetto dentro il fiume con l'acqua che sarà gelidissima. Comunque tranquilli, so benissimo anch'io che non si asciugheranno mai. Come farsi venire le fiacche in pochi e semplici passaggi. Non potevo sceglierne uno migliore se non il calzino bucato. Finalmente in tenda, dopo 3 ore abbastanza tostine di camminata. Adesso penso che mangerò un po', ho qui un panino, anzi lo faccio vedere. Il minimo indispensabile, spero che mi basti, specialmente per quanto riguarda il cibo, che sembra un pochettino tirato, però come al solito riuscirò a gestirlo. Per quanto riguarda invece la giornata di domani, l'obiettivo minimo sarebbe quello di arrivare fino al Passo d'Antabia, al confine tra il Ticino e l'Italia, e dopodiché valutare un attimo l'ascesa di una o due cime che ci sono lì nella zona. Buongiorno, sono le 5 e aspettate, sì, sono le 5 del mattino, mi sono appena svegliato, adesso molto probabilmente preparerò lo zaino e dopodiché mi dirigerò verso il Passo d'Antabia. Questo qua è palesemente il momento della giornata dove ho meno voglia di fare qualsiasi cosa. In partenza, dopo 40 minuti di preparazione, un po' lunghetta, però vabbè, ci è voluta, dato che la mattina è sempre un po' difficile. Lasciamo il nostro accampamento e adesso ci dirigiamo verso il Passo d'Antabia, che viene qui a zona. We'll be right back.
Ottimo, ho ufficialmente perso la traccia del sentiero, ma sicuramente passo super di qua. Sicuro, perché là di certo non sale su niente. E voilà, passo d'Antabia. Vediamo un po' come poterlo spiegare. Allora, il passo d'Antabia, quello che ho fatto prima, non era il passo d'Antabia. E quindi già qua siamo messi un po' così così. Il Tamir Pass, che è un passo ancora più a sud del passo d'Antabia, non è neanche questo. Quindi praticamente sono disperso, cioè so dove sono, però ho praticamente totalmente cannato strada. Cioè il sentiero che tanto ho insultato in realtà non è mai esistito, cioè nel senso lì non c'è mai stato un sentiero. E adesso mi trovo su sto cucuzzolo qua, che non ha né un nome, né un significato, né un senso. E quindi adesso vedo un po'. C'è una vetta qua di fianco, magari vado su a far quella, però mi sono compromesso l'uscita. Bella, bella. La cosa divertente è che ero convintissimo, e invece, guarda un po', ero totalmente sulla strada sbagliata. Vediamo se riusciamo a far quella. Non sembra troppo impervio, ma neanche troppo carina, quindi ci salirò su facendo un po' di attenzione. Là, tra quelle due vette, c'è il passo d'Antabia, ma quello mi sa che lo vedremo in cartolina. E laggiù c'è la capanna piano delle creste, da cui più o meno sono partito. C'ho la gola così secca che non va neanche giù il pane. Non ce n'è una che va bene oggi, no. In tutto questo l'unica cosa positiva che ci trovo è il fatto che i vestiti si siano finalmente asciugati. E questa invece è la salita, bella sassosa. Arrivati! Non è proprio la cima che pensavo in origine di fare, però ci accontentiamo. Comunque vista stupenda, pieno di vette di 4000 innevati, pieno, ce ne sono alcuni. Il tanto famoso passo d'Antabia era praticamente più o meno lì, io l'ho cannato totalmente. Quindi nulla, sarò per la prossima volta, che sicuramente ci sarà. E ora mi godo sta cimetta, che comunque non è nulla, ecco. L'unica cosa è che dovrò andare a riprendere le mie cose, ed era molto più pratico scendere già qua diretti, però vabbè, in cima ci siamo arrivati. Dopo una lunga giornata, eccomi di nuovo nello stesso punto in cui mi sono accampato questa notte. L'uscita praticamente finisce qua, il resto che rimane è solamente discesa, sono altre più o meno
due orette circa, ho fatto comunque un buon passo. Per quanto riguarda invece l'uscita, ci tenevo a dire che vabbè, per chi volesse raggiungere il posto basta arrivare a San Carlo, paese, praticamente il paese più in cima che c'è in Val Bavona, e poco prima del ponte imboccare il sentiero che è visibile, segnalato tramite cartello. Invece per quanto riguarda l'uscita di ieri e oggi, diciamo che l'avvicinamento, quindi da San Carlo fino al punto qui dove mi sono accampato, è durato più o meno 3 ore di cammino, mentre per quanto riguarda la cima di Cabelhorn, almeno così dovrebbe chiamarsi, praticamente anche lì sono state altre più o meno 2 ore e mezza, 3, più 3 che 2 e mezza, perché comunque la zona era molto scoscesa e, come posso dire, molto sdrucciolevole, e per il resto è tutto. Il sentiero invece per il Timmerhorn o il passo d'Antabia, che alla fine bene o male è lo stesso, che è segnato con 2 ore, dalla capanna in pratica lo si imbocca facendo lo stesso primo pezzo che ho fatto io, però a una certa comunque bisogna rimanere sul versante di destra e salire, andare verso nord. Io non l'ho visto neanche tanto bene a scendere, mi hanno detto che era comunque scritto per terra e non c'erano dei cartelli, quella cosa comunque mi era sembrata chiara, e per il resto nulla, probabilmente ci tornerò qua un'altra volta, non so quando, ma sicuramente presto, probabilmente sempre quest'estate, e spero per quella volta lì di riuscire ad azzeccare il sentiero giusto. Il video si conclude qua, purtroppo per fortuna, io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!